Una decina di giorni fa un filosofo, Giulio Giorello, a Lecco, in un convegno, ha detto che gli stati europei, in particolare quella italiana, sono privi della forza di determinare le proprie decisioni a causa delle politiche finanziarie della BCE e delle banche. È condivisibile questa posizione? Ma io penso che noi in questo momento siamo commissariati di fatto, quindi lo dico apertamente, visto che Monti ha parlato di podestà straniero, io mi limito a dire siamo commissariati, cioè la nostra capacità di movimento dal punto di vista sostanziale è molto limitata. Questo però viene un po' anche a causa della globalizzazione e anche un po' a causa delle cose che ho ricordato qui, delle disuguaglianze. Stasera si è parlato dei movimenti, chiaramente non quelli estremisti ma pacifici, è un sentimento di malore che sta crescendo nella nostra società. Non solo nella nostra, tenga conto che lasciando da parte i criminali che hanno assaltato Roma, tenga conto che la manifestazione è avvenuta in 901 città del mondo, o in 82 paesi del mondo, e vuol dire che il fenomeno non è un fenomeno sentito, provato da un'infinità di giovani in giro per il mondo. Quindi è un problema che sta alla base della crisi della democrazia occidentale. Ultima domanda, ho citato le disuguaglianze, ritorniamo su questo. È forse la causa principale di questo malessere globale? Ma certamente è una causa fondamentale. Se poi sia la principale o no, questo non glielo so dire, però voglio dire, la disuguaglianza crea scontento, e quando le disuguaglianze sono a priori, uno nasce disuguale e rimane disuguale e non ha la possibilità di diventare